campana ha suonato tutto il giorno. Si demolisce a Roma per ordine dell'autorità. Si demoliscono esattamente sulla Cristoforo Colombo 5 fabbricati costruiti commettendo ben 16 irregolarità. Responsabile numero 1, il costruttore Armellini, uno dei più grossi della capitale. Collato sull'asfalto della strada. Donato in linea radio mobile. Ecco, dimmi Donato. In questo momento dicevo, le attrezzature si stanno avvicinando, non so tecnicamente come avverrà la faccenda. C'è qua l'opposizione da parte di qualche gruppo che ritarda ancora. Ho qui con me anche l'assessore Cazzola, al quale cedo la parola. Abbiamo avuto alcune preoccupazioni in questi ultimi minuti per l'inserimento di alcuni gruppi non meglio identificati, di persone che potrebbero essere o gli stessi operai di altri cantieri di Armellini fatti confluire qui per turbare l'iniziativa dell'amministrazione comunale, o di gruppi organizzati per creare un disturbo comunque alla nostra iniziativa. I miei amici lo sai, sono tutti in galera. Buongiorno da Alessandro Forlani, benvenuti ad un altro dei nostri speciali sul trentesimo del caso Moro. Eravamo nel 1975 e questa era la radiocronaca di un avvenimento un po' fuori dagli schemi per l'Italia di allora, ma anche di ora. Un assessore DC che coordina una demolizione di abusi edilizi a Roma. Quell'uomo è Benito Cazzora, un siciliano trasferito a Roma, un fanfaniano che qualche vigile urbano della capitale ricorderà per anni con rispetto per il suo operato al Campidoglio. Perché ne parliamo in merito al sequestro Moro? Perché Cazzora, nel 78 deputato DC, poi scomparso nel 99, fu protagonista di una delle cosiddette trattative private, di uno di quei tentativi di liberare Moro messi in campo da familiari e amici che il governo diceva che non avrebbe ostacolato. Un tentativo che certo non ha portato a niente, ma quello che lascia strabiliati è che le persone che avevano contattato Cazzora per aiutarlo a salvare Moro gli avevano detto due cose vere: che a Via Gradoli c'era un covo e che il presidente della DC sarebbe stato ucciso il 9 maggio. I miei amici lo sai, sono tutti in galera, sono tutti segnati. Questo episodio del caso Moro potremmo inserirlo nel capitolo sui rapporti tra Brigate Rosse e criminalità comune e mafiosa. Le BR fin dalla loro fondazione hanno rapporti stretti con la malavita, perché è ai piccoli criminali di Milano che Curcio e i suoi amici si rivolgono per la cosiddetta logistica, documenti falsi, travestimenti, armi. È da pensare quindi che la mala conosca i nomi e le facce dei brigatisti. Diverso invece il discorso per la criminalità organizzata. Di sicuro il caso Cirillo nell'81 vede la Camorra come mediatrice tra Stato e BR per la liberazione dell'assessore democristiano della Campania. Per il caso Moro abbiamo soltanto testimonianze indirette. Tommaso Buscetta, il primo pentito di mafia, racconta di aver sentito che Cosa Nostra era pronta ad attivarsi per cercare la prigione di Moro, ma che poi si è tirata indietro perché ha capito che la Democrazia Cristiana non voleva salvarlo. Sentiamo Buscetta, davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia, rispondere ad una domanda del presidente Violante. Io ho da suggerire ai giudici di andare a rintracciare delle bobine telefoniche dove si parla molto chiaramente dell'interessamento mio per essere trasferito di carcere, per andare a parlare con il brigatista se si può salvare la vita di Moro. Sì. Il compito che lì aveva, se non ho capito male, era quello di cercare di ottenere la liberazione di Moro. Di Moro. È così. Sì. Ed era stata la commissione che chiedeva questo? Era stata la commissione, erano stati anche elementi della malavita milanese. Dico questo perché la commissione è una cosa che non ci ascolta più, perché non ci ascolta da mai. Mentre l'elemento milanese è chiarissimo nelle telefonate, dove dici non vogliono liberare a Moro l'interlocutore che parla di Roma. Qualcosa di simile dice Marino Mannoia, secondo cui fu Frank Coppola a fermare la mafia, e qualcosa di simile dice Raffaele Cutolo per la nuova Camorra organizzata, riferendo però anche lui discorsi di altri. La storia invece che ha come protagonista Benito Cazzora si lega ad un gruppo criminale calabrese, un gruppo forse vicino all'Andrangheta,
o ad una delle sue branche, o molto più probabilmente un semplice gruppo di criminali autonomi. Infatti all'inizio, subito dopo la strage di Via Fani il 16 marzo, con una telefonata a casa di Cazzora. La storia ce la facciamo raccontare dal figlio del deputato, Marco Cazzora. Gli chiediamo anzitutto perché suo padre, un piccolo deputato del sottobosco politico laziale, decide di interessarsi al caso Moro. È difficile dirle quello che passò nella mente di mio padre appena saputa la notizia, probabilmente quello che passò nella mente di tutti. Forse la sua carica istituzionale lo portò a cercare con maggiore interesse soluzioni fattibili. Com'è che alcune persone della criminalità organizzata si rivolgono a lui? Perché questo è un po' quello che sembra strano. All'epoca ero sedicenne e per quanto frequentassi la vita politica non sono a conoscenza di tutto quello che poteva avvenire attorno alla vita politica di mio padre, ma l'idea che mi sono fatto è che precedentemente mio padre, da assessore, si batté per i diritti dei più deboli, ricevette minacce di morte. Probabilmente individuarono in lui una persona con cui poter in qualche modo interagire, avere un contatto, e qualcuno che potesse realmente e concretamente aver voglia di cercare una soluzione. Mio padre ricevette la telefonata del primo contatto, che si presentò come un suo elettore, niente di più. Ecco, questo primo contatto quando avviene, che cosa dice questa persona? E questa persona dice che potrebbe essere in grado di trovare dei contatti che possano portare in qualche modo alla prigione di Moro o al suo ritrovamento, subito dopo il 16 marzo. Quello che posso dirle è che sicuramente ci fu grande imbarazzo, titubanza, ci furono dubbi sull'attendibilità di questa telefonata, però di fronte a un problema tanto grave valeva la pena provare a vedere se la persona fosse realmente attendibile o meno, correre dei rischi, e questo avvenne. Ci fu un incontro fissato con questa persona sulla Prenestina e loro ebbero un colloquio, e da lì mio padre evidentemente trasse le conclusioni che poteva essere persona attendibile, e il tempo non ha fatto altro che confermare tutto questo. Lei ha assistito anche a questo primo incontro già sulla Prenestina? No, per quanto stessi vicino a mio padre, lo seguissi sin da bambino, no, a questo incontro no, non partecipai. Il secondo, quindi, appuntamento, diciamo la seconda prova, insomma, che suo padre chiese a queste persone per verificare la loro credibilità, quale fu? Il secondo appuntamento portò il primo contatto a far avvicinare mio padre con questo personaggio calabrese, proprio in un bar, sempre lì nella Prenestina. E lì si parlò, in qualche modo si affrontò quello che era il problema. La persona disse che era in condizioni, in grado di poter fare qualcosa, e che di contro aveva però lui stesso delle esigenze. Essendo lui al confino, aveva bisogno in qualche modo di un lasciapassare per agire meglio, muoversi in più libertà. Gli incontri si susseguono. Cazzora si fa accompagnare da un giornalista parlamentare, Normanno Messina, che lavora per una piccola agenzia di stampa. Messina è un personaggio molto tipico nel giornalismo politico italiano. Non gli ho mai visto la penna in mano, dicono di lui i colleghi della sala stampa. Uno che passa il suo tempo a parlare con tutti più che a scrivere, a raccogliere confidenze, voci su alleanze e scontri politici. Difficile dire se sia Messina ad accompagnare Cazzora o viceversa. Comunque si muovono insieme, cercano notizie, si fermano, poi ripartono, un po' perché non sono degli investigatori, un po' perché sono rispettosi di quello che dicono governo, DC e forze dell'ordine. I miei amici, lo sai.
Il calabrese che la persona della prima telefonata presenta a Cazzora si chiama Rocco. Si tratta di un ex militante della banda Cavallero, il gruppo che seminò morte a Milano durante un inseguimento da parte della polizia dopo una rapina. Il gruppo che in tribunale ascoltò la sentenza di condanna intonando il canto operaio compagni dell'officina. Rocco si fece 5 anni di prigione e poi fu confinato a Rieti, anche se la sorveglianza diurna non doveva essere strettissima se poteva andare a Roma per vedere Cazzora. Da Rieti comunque chiedeva di essere messo in libertà per raccogliere informazioni. Cazzora tiene costantemente informati il governo con il sottosegretario all'interno Lettieri e la DC con Pisanu, collaboratore del segretario Zaccagnini. E camminavo come un uomo tranquillo, e sotto questo grande cielo. Un'altra richiesta, stavolta accolta, Rocco la fa per suo fratello Francesco, anch'egli carcerato, spostarlo dalla Basilicata a Roma per raccogliere notizie in carcere. Cazzora va dal ministro della giustizia Bonifacio che ottiene il trasferimento. A Re Bibbia Cazzora incontrerà 2 volte Francesco, ottenendo molte notizie sulla colonna BR della capitale. Gli appunti vengono consegnati alla questura che però li smarrisce, alla magistratura non arriveranno mai. Sono tutti segnati, sono tutti fregati, sono tutti schedati. In uno degli incontri i calabresi portano Cazzora a via Gradoli. La via, e in specie il numero 96, erano già stati controllati il 18 marzo a seguito di una segnalazione, ma senza trovare niente. E appunto la questura dice a Cazzora che a via Gradoli si sono già svolti i controlli e non ci sono tracce delle BR. Il nome Gradoli arriva poi al Viminale a seguito della celebre seduta spiritica con Prodi e Baldassarri. Scatta l'operazione di controllo del paese di Gradoli in provincia di Viterbo e soltanto il 18 aprile, a causa di una fuga d'acqua probabilmente voluta in un appartamento appunto di via Gradoli 96, si scopre il covo dove andava a dormire il capo delle BR. La campana ha suonato tutto il giorno. Un'altra richiesta dei calabresi a Cazzora è quella di trovare delle foto scattate a Via Fani e pubblicate da un giornale di Roma. Sono le foto del meccanico Gerardo Nucci che, sentiti i rumori della sparatoria, fotografa la scena della strage appena i brigatisti sono fuggiti con l'ostaggio. Nucci fotografa in particolare un signore brizzolato che si comporta come fosse un uomo delle forze dell'ordine. I calabresi dicono che in quelle foto c'è una persona che loro conoscono e che ne vogliono una copia per scoprire se ci sono altre facce note. Quelle foto Nucci le darà alle forze dell'ordine, di cui passano al magistrato inquirente Infelisi. Quest'ultimo però le smarrisce. La sentenza della magistratura dirà che non si ravvisa dolo in questo fatto e che comunque le foto riguardavano il periodo successivo alla strage. Chi sono allora questi uomini presenti a Via Fani? Erano amici dei brigatisti oppure dovevano invece controllarli? Sentiamo ancora Marco Cazzora. Sono tutti fregati. Qui si apre un processo mentale che richiederebbe